SP. Volevo cavarmi 5 minuti. Abbiamo letto i giornali, sono coinvolti tutti praticamente i soggetti politici della provincia di Belluno. Faccio alcuni nomi, non nella gestione, sia come provincia che come ente. San Gerolon, Oscar De Bona, Giampaolo Buttazzin, che poi ha sollevato il problema a febbraio, Giovanni Piccoli, Piero Bazzan. Diciamo che in questi giorni si leggono sui giornali quello che c'è, è un vero teatrino, no? Di scarica barile e diciamo di poca soluzione di responsabilità. E questo evidenzia che secondo me il problema è molto grosso, al di là di come si cerca di gestirlo. I sindaci sono stati peraltro chiamati in causa proprio dallo stesso Rolon, il quale ha evidenziato una sottovalutazione dei dati di ingresso, diciamo, di quando è stata costituita la società. Perché probabilmente a suo tempo tutti i sindaci hanno riversato oneri e onori all'interno dello scatolone di ST, perché inutile nascondersi dietro un dito, come già detto il Consiglio Comunale, un po' tutti i problemi, un po' tutti i comuni avevano problemi con la gestione del servizio acquedottistico, no? Quindi è stato comodo, diciamo, costituire una società e scaricarsi anche delle cose che non davano. Io non sono per niente convinto della proposta elaborata dai saggi, non voglio tirare in mezzo il mio sindaco, che però insomma è parte di questo gruppo, non mi sembra una cosa giusta far pagare i cittadini tout court. Stamattina ho avuto una discussione telefonica con il mio capogruppo e insomma è normale che alla fine comunque dovremmo pagare noi quel 100, 50, 80 eccetera eccetera, però qualche volta la forma fa anche sostanza secondo me. Io come consigliere chiedo a titolo personale il commissariamento dell'ente, che si proceda con la procedura disposta dalla Corte dei Conti, dal quale dovrà accertare quando si è costituito il debito. Io ho qualche perplessità che sin da subito la società sia partita molto male e come si sia questo evoluto nel tempo e perché non si sia fatto niente, perché insomma si è appurato che dopo due anni da una valutazione della gestione c'era già un debito, averlo portato al settimo anno è una cosa assolutamente criminale. Il debito secondo me deve essere messo in quota a parte ai comuni. Vi spiego perché in quota a parte ai comuni e non, come ha detto prima Dago, in parte ai comuni. In totale quota a parte ai comuni, nel senso che ogni amministrazione comunale che in questi 8-10 anni ha concorso all'evoluzione del debito deve assumersi con atti formali, quindi facendo pagare i propri cittadini e assumendosi la responsabilità, deve assumersi la propria parte di debito. Questo dal punto di vista pratico per i cittadini purtroppo non cambia niente, però è giusto che chi doveva vigilare si assuma la responsabilità di non aver vigilato. Secondo me non è possibile continuare così, con un sistema dove i sindaci sono controllori controllati. E qua do ragione anche a Dago, questo è perché è stata una gestione pubblica, nel senso peggiore fra i termini, perché il pubblico può funzionare come può funzionare molto bene anche il privato. Io sono convinto che all'interno di quella società si sono perpetuati scambi di favori, coperture e che ha portato questo stato di cose. C'è da chiedersi inoltre cosa sono costati, quanto sono costati e cosa ha controllato il revisore dei conti, perché come può essere sfuggito all'occhio di un professionista il degrado di una situazione economica. Poi un punto secondo me che bisogna portare avanti è rinegoziare con i consorzi di bonifica della bassa il contributo euro per metro cubo di acqua ceduta. Questo per tornare un po' sul principio della perequazione che le nostre zone di montagna hanno bisogno per poter strutturare questi servizi. Poi chiedo anche in ultimo, senza nessuna vera polemica, questo deve servire da lezione per una maggiore trasparenza dei bilanci da parte delle società partecipate, e in queste metto dentro anche trasparenza dei bilanci, come per esempio il bilancio della nostra Ponte Servizi. È giusto che tutte le società che di riffo di raffa entrano a qualche titolo nella gestione dell'amministrazione comunale o delle amministrazioni comuni abbiano un passaggio per il Consiglio Comunale. Questo anche perché il sindaco è solo, il sindaco sottoscrive, la maggioranza deve rispondere delle proprie decisioni, ma anche la minoranza deve rispondere della gestione della cosa pubblica. Ecco, io ho finito, volevo dire questo qua.